niente. Adesso la donna zoppa, perverso. Questo è troppo. Questo, però a te c'è una situazione in particolare che ti ha eccitato, strana nella vita, a parte le storie con i transessuali, quella che hai già raccontato, c'è la situazione più strana che ti ha eccitato, qual è stata? Adesso questo si eccita con le donne allora, zoppe. Io mi sono eccitato molto quando feci un incidente all'area di servizio. Sì, questo me l'hai raccontato. Sì, sì, a un certo punto sei impazzito. E lì mi sono eccitato molto. Poi è capitato a volte, sai, la sauna, te l'ho raccontata, la sauna australiana. La sauna fa caldissimo. La sauna australiana a Sydney. Che è successo? È successo che c'era una fiera, io ero là in tournée, c'era una fiera delle mattonelle, c'erano delle donne di Sassuolo, di quelle parti dove fanno... Ma io non lo sapevo, sono entrato in questa sauna mista all'ultimo piano di questo grande albergo e c'erano delle signore, anche dei signori, chiaramente con l'accappatoio, oppure... coperti, ma tutti stavano zitti. A un certo punto questa mi chiede una cosa in inglese e io dico I'm not Australian, I don't speak English very well. Dice, I'm Italia. Oh, italiano? Lei, ma scusi, ma lei è italiano? Mi fa questa qui. Ma che italiano anche lei? Dico sì, ma io sono Pupo. Ma Pupo, il cantante italiano, ma cosa fa qui? Insomma, fartela breve. Trombata dopo 5 minuti. Esatto, dopo 5 minuti in camera sua con il marito che la stava cercando. Ha guardato un momento bellissimo. Senti, sai la frase che diceva che mi è rimasta in mente mentre io praticamente stavo facendo quello che tutti potete immaginare? Dicevo, ma Pupo, ma così ci rimango male? Diceva ci rimango male perché? Però non lo so, diceva ci rimango male. Ah, ci rimango male perché in generale così, però poi non si aspettava questa reazione. Si toglieva però. No, esatto, ci rimango male. Ma io non ho capito una cosa. Parenzo è fissato, per esempio, che la circoncisione fa scopare meglio. Voglio capire quello che ha in mente Pupo sulla circoncisione. Io non sono circonciso, io ho tutto bello legato, ma tutto molto fluido, tutto aperto, igienico, tutto. Quindi ho una sensibilità in quel senso lì. Però, per esempio, ho in famiglia, pensa a un'età che è abbastanza importante, un mio parente che l'ha dovuto fare proprio qui in questi giorni. Tu, per esempio, dunque, non senti questo problema? No. Non ha un termine di paragone, cioè non ha un primo e un dopo. Assolutamente. No, nel senso che quelli che hanno cambiato, che hanno fatto la circoncisione, hanno avuto, diciamo, una vita sessuale prima e dopo, loro ti possono dire tranquillamente quali sono i vantaggi. Adesso non è che per forza uno per scopare bene e per ritardare l'eiaculazione. Tu hai avuto problemi di eiaculazione precoce? No, io ho un problema contrario, nel senso che sono talmente altruista e anche talmente freddo come i veri giocatori d'azzardo, che non mi è mai capitato una volta nella vita eiaculare prima della donna questa con me, mai. Ma veramente? Ti giuro. Su di cioè prima viene sempre la donna. Quasi per una fissazione. A discapito del mio piacere. A mio discapito, esattamente, perché io sono razionale anche in quei momenti. Tipico dei buonisti di sinistra, radical chic, va benissimo. Io non sono mai venuto prima della mia patria. È antisovranismo, lui non è sovranista, è per l'Unione, è per non è sovranista. Non è sovranista. Europeista convinto. Allora, in conclusione voglio dire una cosa sulla Fiorentina. Ti piacciono gli americani o non ti piacciono? Allora, a dire la verità, Commisso io lo conosco perché l'ho incontrato ai tempi negli anni 80 quando organizzava le cose in discoteca. Lui è un musicista, organizzava concerti con Pupo, con Morandi, con i complessi, gli artisti anni 80. Chiaramente, detto che ho un grande rispetto per i Della Valle e avrei preferito una Fiorentina italiana, lo dico proprio in maniera molto chiara, anche se perché me i Della Valle sono una grandissima famiglia, li conosco da una vita, sono corretti, precisi e lo hanno dimostrato anche in questa fase. Detto questo, adesso da tifoso della Fiorentina mi devo fidare di quest'uomo. Fai un appello su Chiesa, però tutti quanti vogliono che confermi Chiesa. Se Commisso veramente ama Firenze, deve confermare Chiesa, perché gli dia i quattrini per non andare alla Juventus. Assolutamente, credo che lui dice di averle queste possibilità, perché ho letto insomma grandi ce lo dimostri che ce lo dimostri, certo. Quindi vogliamo ufficialmente da Radio 24 Pupo chiede a Rocco Commisso di dare i soldi a Chiesa. Se hai bisogno, cavalier Rocco, di un contributo, qualcosa la posso dare anch'io, dai 200-300 euro. Cazzo dice, lì c'ha i soldi, c'ha un patrimonio pazzesco. Per arrotondare a volte, capito? Anche il gesto che conta a volte, no? quello vuole 3-4 milioni, che ci paga?
attento, ma i patrimoni poi si vede, però posso contribuire per la permanenza di chiesa, posso contribuire, posso contribuire per la permanenza di chiesa, perché attento, non è tutto oro quello che luccica. Questi miliardari hanno grandi patrimoni, ma forse c'ha più cash Ghinazzi di loro, capito che voglio dire? Questo, questo è interessante. E chiudiamo con Firenze, Santa Maria Novella è festa, per lui che va, per lei che resta, per un chiesa che rimanerà. Rimanerà. No, rifacciamo un italiano. No, rifacciamola. Firenze con chiesa. Firenze, Santa Maria Novella è festa, per lui che va è chiesa che resta, e con commisso che lo pagherà. Bellissima. Ciao, 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 ragazzi, ciao, ciao, ciao. Belle, belle.